slavă și mulțumire pentru faptul că ne-ai strâns la oaltă. Îți mulțumim, Doamne, pentru viață și îți mulțumim pentru planul Tău de mântuire. Îți mulțumim pentru această ocazie pe care o avem la dispoziția noastră de a studia din nou din cuvântul Tău, de a asculta cuvintele Tale prin gura servului pe care Tu l-ai rânduit. Și Te rugăm acum într-un mod special să-L binecuvintezi și să dai Tu putere de la Tine. Amen. Ajută-ne, Tată Ceresc, să putem pricepe cuvintele Tale și dincolo de pricepere să putem să le aplicăm în viețile noastre. Amen. Fii Tu alături de fiecare. Doamne, Tu-i cunoști mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. De aceea Te rugăm, lucrează Tu la inima noastră, lucrează Tu la mintea noastră. Și ajută-ne, Doamne, ca în cele din urmă să putem să primim și noi în dar de la Tine răcit. Doamne, iartă-ne pentru păcatele noastre, iartă-ne pentru gândurile noastre. Pentru tot acesta îți cerem tare și îți cerem puterea de a trăi o viață vârșită și înainte. Fii pe mine și... Doamne, Doamne, să-ți mințipă să-mi jocul în aceste momente. Amin. Pace del Signor Gesù Cristo sia con noi oggi e la presenza dello Spirito Santo con noi in questi momenti, in questo tempo sacro che stiamo trascorrendo oggi. Vorrei insieme a voi questa mattina meditare con la parola del Signore aperta sull'argomento fondamentale della nostra vita cristiana. Vorrei aprire insieme a voi la parola in ebrei, nel libro degli ebrei capitolo 2, i versetti dal 14 al 16, dove pensate che sta scritto che il Signor Gesù dal 14 in poi ebbe in comune con noi, versetto 14, le stesse cose, cioè carne e sangue. Ebbe in comune con noi per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Infatti egli non si prende cura degli angeli, ma si prende cura della progenie di Abramo. Vorrei insieme a voi che ci soffermiamo su un aspetto particolare del nostro Salvatore. Il Vangelo, la Bibbia ci parla della sua passione, della sofferenza che lui ha avuto in questa terra per nostro amore. Vorrei con voi soffermarmi su un aspetto, se vogliamo dire anche fisico,
del Signor Gesù, le sue mani. Immaginiamo la scena: Gesù Cristo nella tomba dopo la sua morte. Gesù stava nella tomba nel freddo e nel silenzio. Le sue mani, ci racconta la parola del Signore, sulla tomba ovviamente, nel suo petto, ferme, e così giaceva il re. Era nella tomba, e in quella tomba c'era un silenzio veramente, si può dire, sepolcrale. All'alteggiare la prima giornata della settimana, la domenica, i soldati che avevano dormito, non avevano dormito tutta la notte, perché sappiamo che erano professionisti, erano pagati ovviamente per fare questo, e guai se si fossero addormentati nella guardia, rischiavano la morte. Beh, i soldati alla domenica mattina all'alba cadono a terra, un improvviso lampo e un terremoto, dice la parola del Signore, un angelo scende dal cielo, scendendo dal cielo illumina la tomba e si ferma davanti al sepolcro. Le mani, che prima erano immobili sul petto, cominciano a muoversi. E il Signor Gesù, per il potere che aveva in sé, riprese la vita che aveva deposto prima. In Giovanni capitolo 10, versetto 17 e 18, ci dice: prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Diciamo, questo ordine l'ho ricevuto dal Padre mio. C'è anche un versetto, sempre in Giovanni, che lo conosciamo, versetto capitolo 2, versetto 20, dice... 19, anzi, distruggete questo tempio e in 3 giorni io lo ricostruirò. Quindi il Signor Gesù riprese la vita che aveva deposto pochi giorni prima, il venerdì sera. Ora quelle mani avevano di nuovo il colore della vita, si aprirono. I suoi piedi, che tanto avevano camminato nella vita per fare del bene, per fare azioni di amore verso il prossimo, toccano di nuovo terra. E il Signore della vita comincia a fare di nuovo i primi passi fuori dalla tomba. Dopo, il racconto biblico dice che dopo che l'angelo rimosse la pesante pietra che chiudeva il sepolcro, Gesù uscì dal sepolcro e una luce gloriosa lo avvolgeva. Le prime cose che i soldati videro in Gesù furono le sue mani, poiché non riuscirono a vedere niente, che caddero a terra come morti. Ma ritornando all'aspetto di Gesù Cristo, le mani di Gesù Cristo ora erano differenti. Non erano più quelle stesse mani di prima. Non erano più le mani di colui che accarezzava i bambini, che accarezzava i capelli dei peccatori. Noi sappiamo che Gesù Cristo era molto vicino ai peccatori. No, le sue mani ora non erano più le mani che aveva conosciuto Maria quando aveva educato il suo bambino, quando lo aveva fatto crescere, mani piccoline che erano cresciute nel tempo. Ora la parola di Dio ci dice che queste mani erano diverse, erano mani ferite. Erano mani che portavano delle cicatrici. Ma non solo queste cose qua. Ormai queste mani ferite erano di nuovo in vita. Dice che queste mani ferite sono la prova che Gesù Cristo ha vinto la morte. Egli, il Signore della vita, aveva sconfitto la morte. Lui aveva fatto resuscitare delle persone nella sua vita. Bene, ho esaminato questo argomento che è particolare di sopra, di sotto. Vediamo le nostre dita. Chissà se abbiamo mai immaginato nella nostra vita
Se qualcuno volesse fare un libro sulla storia delle nostre mani, o magari un documentario, un film, no? Quale sarebbe la vostra risposta se accettaste un invito da una persona? Guarda, voglio fare un libro sulle tue mani, voglio scrivere la vita delle tue mani, dalla nascita a oggi. Quale sarebbe la nostra reazione a questa proposta che magari riceveremo forse da un grande scrittore che pubblica un libro nel mondo? La reazione forse sarebbe positiva. Temo, che bello, le mie mani saranno conosciute in tutto il mondo, saranno descritte e tante persone leggeranno cosa hanno fatto le mie mani. Però dopo, se pongo questa domanda, questa cosa, ma proprio tutto quello che hanno fatto le mie mani dovrà essere scritto su questo, tutto, proprio tutto, dalla nascita fino ad oggi. Allora, se penso che proprio dovrà essere descritto in questo libro, forse mi comincia a venire un dubbio. Ma forse non so bene descrivere tutte le mie mani. Noi abbiamo chiesto proprio delle famiglie che hanno avuto dei bambini nati da poco, che esce dalla mamma, che papà, che abbiamo lì dietro un papà da pochi mesi. Lui prova a mettere il dito nella manina di vedere, paragonarlo a un altro che esce piccola. Comincia a capire di alzare tutto quello che intorno la mano, è la mano di un bambino che si bambino a scuola, fino cristiano. È la mano di colui che accarezza di una persona, la mano di chi è il povero, una che ha bisogno, a chi veramente ha bisogno. Azioni che fanno, sì, questo libro. Però questo libro non si ferma alle azioni. A un certo punto le nostre mani vediamo chi cammina. E a un certo punto, pensando questo dico, per favore, mettiamola a capirlo. Perché se magari ancora vedo le cose che le mie mani fanno mentre crescono. Le scene anche tristi, tante volte mi vedo quello che le mie mani hanno fatto, vedo che mi prendono dei soldi che mi appartengono, che appartengono a un'altra persona, e velocemente, bene, io penso che hanno merito delle mie mani. In questo libro, se scene esiste, è regione ogni cosa. Ebbene, le mani di Gesù poi appena nati, e quando, perché Gesù aiutava suo padre nella famiglia, eppure con smettevano di essere amorevoli. Vediamo che dopo, andando avanti giù, vediamo Gesù stessi verso Giovanni quando si affondava nelle acque del Giordano per ricevere che di cui mi... o forse ancora di più le vediamo nel deserto, stanche da 40 giorni di digiuno, nel sudore, nella stanchezza, nella fame. Queste mani che mai allontanarono ma sempre avvicinavano, e le vediamo accarezzare i bambini, vediamo le mani di Gesù ai ferri, le teste di persone, toccare gli intoccabili. E pensare, le mani di Gesù toccare da tanto che non era stata. Mi riferisco al lebroso, alla storia del lebroso in Matteo capitolo 8, lo possiamo trovare versetti dall'1 al 3, vorrei leggere questo passo. Matteo 8, un breve episodio di una storia ben conosciuta da tutti quanti noi. Dove sta scritto? Quando egli fu sceso dal monte, grandi folle lo seguirono. Ed ecco, un lebbroso venne e l'adorò, dicendo, Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù, distesa la mano, lo toccò dicendo, sì, io lo voglio, sii mondato. In quell'istante egli fu guarito dalla sua lebbra. Questo uomo era un uomo che da tanti anni soffriva la lebbra. Era un uomo che era isolato dalla società, dalle persone, da tanti anni non conosceva cosa significa essere vicini a una persona. La famiglia sua lo aveva abbandonato perché era lebbroso. Quanto desiderava essere toccato quel lebbroso? Quanto desiderava magari l'abbraccio di una persona che lo consolasse. Ma questo ormai non avveniva da molti anni, perché aveva la lebbra. E ogni volta quando qualcuno si avvicinava a lui, cosa sentiva dire? Immondo. Era una persona immonda, nessuno poteva avvicinarsi a lui. E tutto questo passava nella sua mente, il dolore della malattia, abbinato al dolore dell'abbandono, dell'isolamento.
egli desiderava sentire l'affetto di una persona, l'abbraccio di una persona, ma ciò non era possibile, perché ogni volta che si avvicinava a qualcuno, tutti scappavano da lui. Finché, pensate, avvenne un miracolo. Un giorno apparve il Signor Gesù. E quel giorno, quando vide lo sguardo del Signore, la sua speranza rinacque in lui. E disse: e oggi? Oggi andrò da lui. Oggi lo toccherò. E iniziò ad avvicinarsi a Gesù. E quando tutte le persone intorno a lui videro questo, tutti cominciarono ad allontanarsi da questo lebbroso e cominciando a gridare: immondo, vai via. Ma dicendo queste parole, lui, avvicinandosi a Gesù, vide che Gesù non si allontanava. Ogni passo che si avvicinava, pensava che Gesù forse si sarebbe allontanato da lui, come facevano tutti. Tre passi, due, un passo, fino a che giunse ai piedi di Gesù. In quel momento il racconto biblico ci fa capire che in questo uomo lebbroso la commozione fu così tanta, il pianto interno in lui fu così tanto, che voleva fare un grande discorso, parlare tanto a Gesù, non ce la faceva più, il suo cuore scoppiava dalla gioia di essere ai piedi di Gesù, che Gesù non si era allontanato da lui. Era tanto immerso nei suoi pensieri che Gesù si sarebbe allontanato da lui, che quando fu vicino non fece altro che dire questo: Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi. E allora Gesù, Signore, cosa fece? Fece non solo una semplice guarigione, non fece solo un miracolo fisico, no? Gesù sapeva che quell'uomo soffriva di questa malattia, ma soffriva anche di solitudine, di abbandono. Sapeva che lui desiderava la vicinanza di un essere umano, e per questo cosa fece? Lo toccò. La mano di Gesù toccò un lebbroso e non si contaminò. Come non si contaminò anche quando toccò altre persone malate. E noi sappiamo che il Signor Gesù fece tanti miracoli. Il Vangelo dice che i miracoli che fece Gesù sono tanto grandi che quelli che sono stati descritti sono solo una piccola parte delle grandi opere miracolose fatte dal nostro Signore Gesù. Ma in quel momento, in quel tempo, lui fece tutto questo. Ci ricordiamo delle mani di Gesù quando, anche nel giardino del Getsemani, vediamo le sue mani in preghiera, bagnate dalle gocce di sangue. Noi vediamo le sue mani estendersi verso colui che poi lo avrebbe tradito, andare a baciare colui che lo avrebbe tradito. Vediamo poi queste mani legate, le mani di Gesù legate, imprigionate, partecipare a un giudizio, essere giudicate. Vediamo le mani di Gesù essere soprattutto condannate e portare una croce. Queste mani che erano sempre libere per fare del bene, che erano sempre libere per fare miracoli, ora erano legate e portavano una croce. E anche portando la croce, le mani di Gesù volevano benedire i bambini, le donne che stavano intorno, che vedevano questa scena così tremenda, no? Anche nella sofferenza le sue mani volevano consolare gli afflitti. Se noi però continuiamo in questa storia delle mani di Gesù, noi arriviamo sicuramente al momento più speciale vissuto dalle mani del nostro Salvatore. E il momento più speciale fu quando egli accostò le sue mani sulla croce. Immaginiamo di ricevere una scheggia sulle nostre mani. Credo che forse a tutti più o meno sarà successo qualche volta nella vita
di ricevere una scheggia che entra nella nostra mano. Qual è la nostra reazione quando una scheggia entra nella nostra mano? Vale? Levarla o di chiudere la mano, no? La nostra reazione naturale quando entra qualcosa nella nostra mano è quella di chiudere la mano. Ma Gesù Cristo, abbiamo anche cantato prima, aveva tanta forza interiore, tanto potere interiore. E sapete qual era questo potere interiore? Leggendo il Vangelo noi lo capiamo. Fu l'amore. L'amore per me, l'amore per te, per tutti quanti noi, che aveva Gesù Cristo. L'amore che Gesù aveva in questo era tanto profondo, tanto grande, che egli non chiuse le sue mani. Non chiuse le sue mani quando fu sulla croce, ma anzi le estese. E sapete perché il Signor Gesù non le chiuse, le estese? Le aprì. Perché quelle mani, dice il Vangelo, Gesù sapeva che non apriva le sue mani solo per ricevere dei chiodi, non apriva le sue mani per ricevere la morte, ma apriva le sue mani per moltitudini, apriva le sue mani per me, apriva le sue mani per ciascuno di noi che siamo qui oggi presenti. Perché se Gesù avesse chiuso le sue mani, noi non avremmo avuto vita, noi saremmo stati morti, saremmo morti per l'eternità. I chiodi, racconto biblico, dice che Gesù Cristo non riuscì a chiudere le sue mani. Le sue mani esprimevano il suo amore profondo nei nostri confronti. I chiodi iniziarono, dice il racconto biblico, a forare le sue mani e il sangue a uscire dalle ferite. E più battevano i chiodi, più c'era la sofferenza nel suo corpo intero, nel suo cuore, e più lui continuava senza gridare e senza ribellarsi. Mani di Gesù, che furono ferite per me, per voi. Mani di Gesù che furono inchiodate in forma terribile, in forma furono sfigurate. Ma queste sono le mani più benedette che il mondo ha mai avuto. Sto parlando delle ferite delle mani di Gesù. Sto parlando di queste ferite che non sono solo ferite fisiche, che non sono dolori fisici sopportati dal nostro Salvatore, ma queste mani hanno caratteristiche eterne, hanno connotazioni eterne, perché queste mani ci benediscono e ci danno vita in eterno. È impressionante ed è molto forte. Noi non possiamo resistere alla misericordia del Signor Gesù Cristo. L'amore è tanto forte che supera ogni nostra resistenza. È molto forte, e più passano i giorni, più noi notiamo l'amore di Gesù Cristo quando ci soffermiamo sulla sua misericordia. Pensate che la Bibbia ci dice che qualcuno un giorno domanderà a Gesù Cristo: Signore, che ferite sono queste che tu hai nelle tue mani? Lo sapete dove sta scritto questo? In Zaccaria. Vogliamo leggere questo passo, Zaccaria capitolo 13, versetto 6. Queste ferite nelle tue mani. Egli risponderà: sono quelle con cui sono stato ferito nella casa dei miei amici. Perché queste cicatrici così profonde? Verrà chiesto al Signor Gesù. Allora il Signor Gesù dirà: queste ferite le ho ricevute nella casa dei miei amici. Ma amici, Signore, amici coloro che ti hanno inchiodato, amici coloro che hanno bucato le tue mani coi chiodi, che tipo di amici sono questi? E sapete cosa dirà il Signor Gesù? Il mio amico non è solo colui che fa la mia volontà. Il mio amico non è solo colui che mi ama
che vuole osservare la legge di Dio. Il mio amico non è solo colui che va in chiesa. Il mio amico è ogni essere nato in questo mondo. Ogni essere che è venuto su questa terra, che respira, io lo amo profondamente. Lo amo di un amore totale. Se mi ascolta oppure no, io lo amo. Indipendentemente dalla sua situazione attuale, io amo ogni essere umano nato su questa terra, stato ucciso per lui. Ma queste sono ferite di amici, sono ferite che mi hanno fatto i miei amici quando sono andato a trovarli. Gesù, cari fratelli, fu ferito, ucciso, fu ferito e colpito da amici, perché egli ci considera tutti quanti amici. E questo mi dà anche una gioia speciale, perché se Gesù considera amici coloro che lo hanno ucciso, coloro che l'hanno messo in croce, può considerare amico anche me. Se Gesù considera amici i soldati che gli sputarono addosso, che lo ferirono, che lo presero in giro, ma non solo, che lo sputarono appunto, può considerare amico anche te, può considerare amici tutti quanti noi oggi i presenti. L'amore di Dio, la misericordia del Signor Gesù è senza limiti. Vorrei cantare un inno ora, invito anche la mia famiglia, Tapita e i bambini, un inno che parla proprio della misericordia. Apre il cuore.
in questa mattina apri il tuo cuore alla grazia del Signore Gesù. Apri il tuo intendimento al Signore Gesù, Egli ti sta chiamando. Da quanto tempo hai rigettato la chiamata di Gesù? Egli sta bussando alla porta del tuo cuore. Egli ti dice: guarda le mie mani, sono stato ferito per te. Pensi forse che la situazione nella tua vita è troppo difficile? Hai peccato tanto che il Signore Gesù non può perdonarti? Forse credi che Egli si è dimenticato di te? Io sono stato così lontano da Gesù sta settimana, ho peccato tanto che mi vergogno di venire ai piedi del Signore. Ma voglio dirvi a ciascuno di voi oggi, a chiunque ha orecchio per udire, che Gesù Cristo ogni volta che guarda le sue mani si ricorda di te. Perché le ferite delle mani di Gesù, se avessero un nome, porterebbero il tuo nome. Se avessero una forma, le ferite nelle mani di Gesù porterebbero la tua forma. Se avessero una voce, porterebbero la tua voce. Voi pensate che Gesù, oggi che nel cielo, guarda le sue mani ferite e gli si ricorda di te. Non importa in quale circostanza ti trovi, Egli sa che è morto per te, si ricorda di te. Queste ferite sono state fatte per te, le abbiamo ricevute in dono meraviglioso. Il Signore Gesù si è lasciato uccidere per te, perché ti ama profondamente. Egli si è lasciato uccidere per te perché ti amava profondamente e ti amerà profondamente nell'eternità. Se credi che Gesù è morto per te, se credi che Gesù ha preso il tuo posto e credi che si è sacrificato per te, vieni ad accettare la sua salvezza. Alzati e accetta Gesù come tuo salvatore personale. Ringraziamo il Signore Gesù per questo. Abbiamo un'occasione oggi di cantare il suo nome. Vorrei che tutti quanti cantassimo il Signore l'inno, credo che forse lo conoscete, Ti voglio amare con tutto il cuore. Vorrei che, se fosse proiettato sul muro, per ringraziare il Signore Gesù di questo profondo, incommensurabile amore dimostrato nei nostri confronti. Ringraziare il Signore Gesù per il suo incommensurabile amore.
bați la ușa inimii, dați un zic de spiritual, ne putem pe lumea din și să învățăm aduce la îndeplinire legea și unul de tatăl tău și să învățăm acum de zic veci. Amin. Le nostre mancate, le nostre, ma ti ringraziamo in modo tale per tutto ciò che hai fatto per noi. A te, o Signore, sia la lode e l'onore in eterno. Amen. Amen. Vi prego di sedervi un attimo. Chi sa?